Buonasera, ben trovati a una nuova puntata di A Tutto Campo, a due giornate dalla fine del campionato con i playoff ormai all'orizzonte, l'Arezzo battuto dal Prato, Arezzo che comunque mantiene la terza posizione, adesso la trasferta a Viterbo, poi la gara interna con l'Olbia, tra l'altro nel prossimo turno il Livorno, che è diciamo, la squadra che potrebbe sottrarre all'Arezzo il terzo posto, riceve la Cremonese. Sapete, questa è una partita attenzionata, tra virgolette. C'è stato l'appello del presidente dell'Alessandria affinché il Livorno si impegni e faccia la gara che deve fare, perché l'Alessandria, dopo aver perso il primo posto, adesso confida ovviamente che il Livorno possa fare lo sgambetto alla Cremonese, che forse ora difficilmente però si farà sfuggire la promozione. Ne parliamo con Paolo Marino, buonasera Paolo, buonasera. E poi ritroviamo Piero Ferruzzi, grazie, buonasera. Ben ritrovato, buonasera. E siamo collegati subito con Vittorio Galigani, che è un conosciutissimo direttore sportivo in tantissime piazze, tra l'altro lo saluto, buonasera. Buonasera a voi. Grazie, ecco, tra l'altro anni fa fu varie volte a livello giornalistico accostato all'Arezzo, è mai stato vicino, ecco, nell'arrivare da queste parti? Sì, più di una volta, sia con Mancini che in precedenza diversi anni fa, io ero a Perugia e non mi ricordo neanche il presidente chi fosse, gioielliere, aiutatemi. Ecco, gioielliere, insomma, con i baffi, cioè, insomma, ho avuto due o tre occasioni di venire a Prato. Ah, Prato, ad Arezzo, scusate. Infatti ci ricordavamo di questi possibili incroci. Allora, con Mancini ci siamo incontrati 4-5 volte per definire, sono stato anche ad Arezzo qualche giorno, ma poi non se ne è fatto mai nulla. Ecco, che idea si è fatto di questo girone A in Lega Pro? E secondo lei l'Arezzo, insomma, che ambizioni potrà avere poi ai playoff? Ma direi che innanzitutto un rimprovero all'Alessandria, che ha bruciato quanto di buono aveva fatto durante il campionato e in poche giornate si è fatta recuperare e superare dalla Cremonese. Non sembrava possibile che fosse che si verificasse un fatto di questo genere. E l'Arezzo, per la posizione che è in classifica, direi che ha già la facilità di entrare nella seconda fase. E dipende poi, i playoff sono una situazione particolare. Faccio l'esempio dei campionati del mondo: chi ci arriva meglio con la testa e con le gambe è quello che poi è destinato a vincerli. Sono tutti gli spareggi, tutti i playoff sono paragonabili a una roulette russa, e quindi bisognerà vedere a fine campionato e in quei giorni di riposo chi starà meglio di gambe e di testa e potrà giocarsi al meglio le proprie chance. Ritengo che l'Arezzo sia tra le squadre che possa competere per la promozione. Tra l'altro quest'anno saranno particolarmente intensi, si dice sempre che sono un altro campionato, quest'anno ancora di più, perché chi arriva in fondo sarà atteso da un mese di partite. Sì, dobbiamo anche considerare che poi arrivando alle finali, diciamo, alla parte di playoff che si giocheranno a Firenze, e si dovranno poi inevitabilmente incontrare, cioè il Parma che non ha vinto il campionato, il Lecce che non ha vinto il campionato, il Matera, le altre squadre, Livorno stesso, ci sono altre squadre che sono altrettanto rappresentative e competitive. Bisognerà vedere il Pordenone, il Padova, cosa potranno fare. C'è la rivelazione sanbenitese, che pur essendo un esordiente è in zona playoff, per cui, come dicevo prima, è un po' una roulette russa. L'Arezzo ha grandi possibilità di giocarsi tutte le sue possibilità per vincere ed andare a salire come quarto in Serie B. Ecco, si diceva prima di alcuni momenti nel campionato in cui l'Arezzo, se non avesse perso qualche punto in qualche partita, indubbiamente alla portata, forse anche in modo ispirato poteva recitare un ruolo anche magari da primario di questo campionato, visto che poi Alessandria e Cremonese hanno avuto, soprattutto l'Alessandria, un crollo, anche questo che non ci si immaginava. Ma direi, per come era partito l'Alessandria, che tutti pensavamo che fosse impossibile raggiungerla. Sì, chiaramente l'Arezzo qualche pressione l'ha avuta e paga questo rallentamento, però ecco, dall'inizio del campionato
tutti credevamo che l'Alessandria avrebbe fatto un campionato a parte, e ci siamo un po' tutti meravigliati di quello che è successo invece nell'ultimo periodo, negli ultimi due mesi. Ecco, facendo già degli possibili, ovviamente, anche se sono prematuri perché mancano ancora due giornate, tra le squadre che potrebbero entrare, diciamo, nel confine dell'Arezzo, potrebbe esserci il Siracusa, la Juve Stabia, che squadre sono? Beh, la Juve Stabia all'inizio del campionato si diceva, nel girone C, che era tra le quattro squadre che avrebbero combattuto fino alla fine del torneo per essere promosse direttamente. Si diceva che fossero il Foggia, il Lecce, la Juve Stabia e il Matera. La Juve Stabia ha avuto una pressione, un po' di diatriba interna, perché è stato esonerato il direttore sportivo Lo Giudice. A gennaio sono stati presi dei giocatori anche con carriere importanti, vedi Cutolo, e proprio in quel periodo ha avuto una pressione determinante. Ha perso punti preziosi in casa e adesso abbiamo visto che si mantiene in quella posizione di classifica, che è tra la terza e la quarta posizione, ma non dà mai segnali di grande miglioramento. Quindi Siracusa invece è stata la rivelazione di questo girone. Siracusa, che era partito in sordina all'inizio del campionato, soffriva moltissimo, poi ha inanellato una serie di risultati, ha trovato in Lele Catania un grande protagonista, anche ieri ha messo a segno una bella doppietta, per cui è un po' la rivelazione del campionato. Certo che bisognerà poi vedere un campo particolare, quello di Siracusa, gibboso tra l'altro, non è un bellissimo prato, e bisognerà vedere, non ha una grandissima rosa, ha un ottimo allenatore, Sottil ha il merito di aver lavorato benissimo e di aver portato il Siracusa esordiente attualmente al quinto posto in classifica. Buonasera Carigani, Paolo Marino, Ital Press. Mi farebbe piacere conoscere la sua opinione, il suo giudizio su questi playoff un po' sui generis, insomma una formula che credo non si era mai vista prima. E poi soprattutto, secondo lei, la differenza per chi deve incontrare le squadre del girone meridionale e chi deve incontrare le squadre del girone nord? Allora, io ho una mia opinione personalissima che può essere condivisa o meno. Cioè, se si era deciso di fare i play-off a 28 squadre, io avrei fatto un'urna gigantesca e avrei mischiato tutto, perché il bello sarebbe stato quello di vedere ai play-off incontrarsi squadre di tutti i gironi. Quindi, non come è stato deciso, che prima c'è una fase eliminatoria del proprio girone e poi si comincia ad incontrarsi con tutte le altre. E che devo dire, ci sono società che sappiamo sono anche in crisi, che magari si avvicinano ai playoff e poi hanno grandi dubbi di potersi iscrivere l'anno prossimo. Anche in Toscana ci sono società che sono sul limbo dei playoff, tra l'essere dentro e l'essere fuori, con presidenti le cui quote sociali sono state sequestrate, sapete, parlo della Lucchese chiaramente, e quindi non vedo nella parte iniziale dei playoff che ci possa essere tutta questa competitività senz'altro, ma non vedo che le prime squadre che si incontreranno potranno andare molto distanti, anche perché poi nella seconda fase, nella terza fase, cioè, per esempio, il Matera, che giocherà la finale di ritorno con il Venezia per la Coppa Italia, ha già vinto l'andata per 1-0, in ogni caso sarà qualificata al secondo turno dei play-off, nonostante occupi attualmente la terza o la quarta posizione nel proprio girone. Cioè, è una formula senz'altro nuova, la parte più avvincente sarà senz'altro quella che si disputerà al Franchi le semifinali e le finali, quella senz'altro una sorta di Final Four che sarà senz'altro molto seguita e molto interessante. Comunque è un terno all'otto. Sì, ho detto prima, ritengo tutti, io purtroppo ho perso due volte la Serie B facendo i play-off, quindi con una squadra che era ritenuta la più forte del girone, perdemmo una volta l'Avellino e una volta l'Ancona.
Per cui, ripeto, le ritengo i playoff una vera e propria roulette russa. Tra l'altro oggi il presidente della Lega Gravina ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente del Melfi Maglione sul fatto che possano slittare playoff e playout, no? Proprio per anche i provvedimenti della giustizia sportiva, e quindi insomma ci atteniamo alle parole di Gravina, ci auguriamo che non ci sia questo slittamento. Sabato prossimo c'è la gara tra Livorno e Cremonese. Il presidente dell'Alessandria, no, ha fatto una sorta di appello alla sportività del Livorno. Secondo lei prevarrà, diciamo, la voglia di mantenere il primo posto della Cremonese o quella del Livorno di magari conquistare il terzo posto, anche se poi quanto alla fine conta questo terzo posto? Vorrei fare un inciso sulle dichiarazioni di Maglione. Sì. Io non apprezzo questo personaggio, mi meraviglio che sia anche stato e sia all'interno del direttivo di Lega. Ieri sera ho parlato con Gravina e ho spiegato la situazione. Abitando a Taranto ero a conoscenza delle dichiarazioni fatte da Maglione, mi prolungo un attimo. Maglione ha un buon rapporto di amicizia con l'attuale proprietario del Taranto. Ha voluto dare il contentino, si è arrogato la presunzione di dire delle cose che non sono assolutamente vere. Il riferimento nel girone era al Messina, che non ha pagato gli stipendi di novembre e dicembre e che è stato deferito e quindi prenderà una penalizzazione, e che non ha provveduto alla sostituzione della fideiussione. Vi ricordate le famose fideiussioni Gable, il fallimento della compagnia e quindi l'obbligo per tutte le società che avevano contratto la polizza con la Gable a sostituirla entro il 31 gennaio con una polizza nuova. Il Messina, nel passaggio delle quote societarie, non ha depositato la nuova fideiussione. Però è previsto dalle norme federali che per la fideiussione eventualmente sarà applicata una sanzione di 1 o 2 punti, più i 2 punti per il mancato pagamento di stipendi e contributi. Il Messina potrà essere penalizzato al massimo di 3 o 4 punti, che sono ininfluenti allo stato attuale, vista la classifica che è di oggi, che la vede a 42 punti. E ieri sera stesso poi Gravina ha fatto una smentita autorevole, dicendo che tutto quello che aveva detto Maglione era una grande bufala, una grande stupidaggine. Quindi purtroppo ci sono personaggi e soggetti che vivono all'interno del sistema che non fanno bene al sistema. Anche sull'esortazione del presidente Alessandria ho le mie remore, perché se si va in campo, cioè si va in campo sempre per vincere, e avere il timore è come mettere in dubbio l'onestà professionale dei giocatori del Livorno. No, Livorno gioca e deve fare la sua partita a prescindere. Non si deve avere il dubbio che il Livorno si presenta in campo molle incontrando la Cremonese, anche perché il Livorno, arrivando terzo, avrebbe dei vantaggi nei confronti dell'Arezzo. Per cui ecco, una cosa che poi dopo, se i presidenti fanno queste dichiarazioni, il tifoso o chi va in curva o chi sostiene la propria squadra, è chiaro che inculchiamo dei dubbi che nel sistema non debbono esistere. Secondo lei ce la fa la Cremonese ormai a tenere la testa? La Cremonese, diciamo, va a Livorno e poi gioca in casa con l'ultima partita di campionato, mi sembra che non abbia una grande avversaria. Sì, adesso controlliamo perché a memoria non ce lo ricordiamo. Però diciamo che lo scoglio sembra soprattutto Livorno, no? È Livorno. Allora, io direi che l'Alessandria ha l'obbligo di fare 6 punti per provarci. E poi dopo, negli scontri diretti tra Alessandria e Cremonese, ove dovessero arrivare a pari punti, chi è in vantaggio? La Cremonese, che ha vinto lo scontro diretto. Ecco, quindi diciamo che non è soltanto un punto il vantaggio della Cremonese, ma è come se fossero 2. A questo stato penso che la Cremonese abbia dei vantaggi notevoli a 2 partite alla fine. Poi sì, vedo che Maiorino nelle ultime 5-6 partite è andato a segno in continuazione, e quindi
anche questo ha il suo valore, insomma. Il ragazzo mi pare che si è svegliato e sta facendo molto bene. Sì, nell'ultimo turno la Cremonese riceve la Racing Roma e l'Alessandria, ecco, riceve il Pontedera. Ecco, Racing Roma non mi sembra, no, che sia un grandissimo ostacolo. Ecco. Poi l'ultima di campionato, con tutto l'entusiasmo che ci sarà a Cremona in chiave promozione, non vedo proprio questa grande... La partita chiave potrebbe essere Livorno. Quella di Livorno. Sì. Grazie mille a Vittorio Galigani. Grazie a voi. Grazie, a presto, grazie. Buon proseguimento, arrivederci. Grazie, grazie. Lo leggiamo anche su Tutto Lega Pro. Ha detto le cose giuste, perché sì, tutte queste insinuazioni... Ecco, no? Proprio su quello volevo ritornare. Intanto è sbagliato e non ci vuole molto confermo tutto quello che ha detto. Però io penso anche un'altra cosa, che il solo fatto che un presidente o comunque un tesserato dell'Alessandria debba fare questo tipo di dichiarazione, secondo me è sintomo, tradisce un'ansia su quelle che sono le proprie capacità, non quelle della Cremonese o di quelle del Livorno. E poi non bisogna mai, ecco, indurre dubbi, perché già ce ne sono abbastanza, e quindi fomentare poi scuse può essere pericoloso. Ecco, siamo in Italia purtroppo, e dopo che poi l'Alessandria, cioè, fosse stata seconda tutto il campionato, cioè è stata prima per tre quarti e oltre della stagione, problemi... adesso siccome si è fatta rimontare, adesso no, va a insinuare il dubbio che... Non direi siamo in Italia, direi che è un malcostume, è proprio. Sistema, ma soprattutto no, questa cosa investe secondo me a tutto tondo queste categorie, perché sono categorie nelle quali si comincia, non si capisce mai... all'inizio chi arriva in fondo, e questa già è una situazione che secondo me ha poca logica, no? Nel senso che quando si comincia bisognerebbe cercare di cominciare capendo bene come stanno le cose, la parte economica, ma qui non è solo la parte economica, qui c'è la parte economica e anche la parte direi gestionale, perché siamo in mano a dei personaggi che piombano e vengono catapultati alla guida di società di professionistiche, tra l'altro, quindi professionistiche, senza secondo me averne la capacità e la forza, perché poi, ecco, guidi un campionato quasi per tutto l'anno e poi arrivi in fondo soltanto perché in questo momento ti trovi in difficoltà, cominci a insinuare dubbi su queste cose. Dubbi comunque, che, come ha detto bene prima, il tifoso fa suoi, no? Dice, ma se un presidente insinua questi dubbi vuol dire che sotto il marcio c'è. Comunque che l'Alessandria avesse dei problemi si era visto chiaramente anche ad Arezzo, dove aveva perso, ricordando che all'andata comunque se c'era una squadra in credito, quella era quello dell'Arezzo, e poi anche lo stesso Braglia aveva tradito nel dopopartita, nelle dichiarazioni e nell'atteggiamento, soprattutto un nervosismo un po' sopra le righe che probabilmente denotava e lasciava supporre che poi dopo si è verificato che qualcosa non filasse più per il suo verso, era già evidente allora. Mi dispiace solo che ad approfittarne non sia stato l'Arezzo, che in quel momento, che veniva mi pare da una serie, una striscia di partite positive, eravamo a 4 punti, poteva ancora... Sì, la sera che l'Arezzo giocava con la Lucchese, l'Alessandria aveva perso... Io da tifoso dell'Arezzo non userei l'Arezzo come termometro, perché l'Arezzo è una squadra strana, secondo me è una squadra che... Appunto, hai ragione. Ora bisogna cercare di capire e di darsi una logica in fondo a questo campionato. Io credo che l'Arezzo abbia una bella squadra, l'abbiamo vista, ha dimostrato che poteva vincere con tutti. Ora, la posizione dell'Arezzo, terzo, quarto, quella che sarà la posizione, è una posizione, il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto in questo momento, perché io secondo me il bicchiere in questo momento è mezzo vuoto. Vuoto, fermo un attimo, la pubblicità e poi mi dici perché è mezzo vuoto, capo. Seconda parte di A Tutto Campo, ci avevamo lasciati dopo aver sentito anche la prima parte l'opinione del noto direttore sportivo Galigani, che ci ha fatto un bel quadro anche del girone sud, delle possibili avversarie dell'Arezzo che cambiano a seconda, intanto che l'Arezzo ovviamente passi il primo turno, e al momento tra l'altro è cambiata l'avversario, perché al momento sarebbe il Propiacenza, anche se a pari punti con la Lucchese, squadra che insomma è una favola come la Gianermiglio, se vogliamo, di questo girone, la seconda squadra di Piacenza, una bella
nella storia recente, perché insomma arrivare a questi livelli con pochi mezzi e solo con l'abilità, ecco, di mettere su delle squadre, anche giocatori che sono lì anche da quando erano dilettanti, insomma è una bella realtà. Oppure la Lucchese che in campionato, a propria scienza, addirittura ha vinto 3-0 la gara giocata in casa loro, all'andata invece l'Arezzo era riuscito a vincere, la Lucchese due pareggi ha costretto l'Arezzo, quindi in entrambi i casi diciamo i precedenti non sono stati molto positivi in campionato. Ci eravamo lasciati con Piero Ferruzzi che ci diceva secondo lui il bicchiere dell'Arezzo è mezzo vuoto, ed è un po' comunque la sensazione che hanno tanti tifosi, almeno quelli che hanno seguito sempre la squadra, perché è una squadra che i valori ce li ha fatti vedere, è incappata in una serie di passi falsi, ha iniziato ad esempio il giro di ritorno in modo straordinario, era la miglior squadra in quel momento, no? Forse addirittura di tutti e tre i gironi, poi sul più bello, tra l'altro nel giorno, io mi ricorderò diciamo sempre in questo campionato, il giorno in cui l'Arezzo sapeva che l'Alessandria aveva perso, giocavi in casa con la Lucchese, al di là che non abbia vinto, ma è stato poi il modo in cui la squadra è scesa in campo, no? Quasi che con un po' di pressione, poi lo stadio si sentiva che c'era quest'aria, dopo tanti anni si respirava qualcosa di diverso, poi a fine partita Sottili dice no, ma quest'aria l'avete detto che c'è tutte le volte, però quella serie invece chi ha vissuto la Serie D, chi ha vissuto insomma tutti gli anni in cui l'Arezzo è stato lontano, i momenti importanti si sentono, si sentiva che il pubblico quella sera voleva qualcosa di più, perché poteva andare, non mi ricordo, a 6 punti, forse sono 6-5 punti dall'Alessandria. Ecco, lì è stato uno degli snodi in cui l'Arezzo ha un po' mancato l'attesa, no? La svolta poi sono sempre stati, se andiamo a vedere, la svolta sono stati i secondi tempi, la fine dei secondi tempi, la fine delle partite, i recuperi. Io credo che qui ci sia veramente un problema forse di concentrazione, non lo so perché. Insomma, le partite, abbiamo avuto occasioni per chiudere le partite alla grande e siamo andati a pareggiarle. Sì, con Gianni Erminio in superiorità numerica, prendere un gol sul rimessa laterale con teoricamente due uomini in più, non uno, perché uno c'era, l'altro è quello che batteva la rimessa laterale, come si fa a far saltare uno solo in aria? Qui non si tratta di andare a cercare le colpe o non le colpe. Questa è la mia impressione personale. Io credo che l'Arezzo avrebbe potuto avere una classifica diversa in questo momento per i valori che esprime in campo, ma io credo anche per l'atteggiamento in generale che ha avuto in campo. Poi il campionato è stato abbastanza strano. Io oggi sarei voluto andare allo stadio a vedere l'Arezzo lottare per le prime posizioni, perché ne aveva tutte le possibilità, secondo me. Chiedo a Paolo, c'è un fatto che dall'inizio dell'anno si è alimentato anche nelle formazioni che sono scese in campo, perché già a Poppi nella preparazione estiva l'Arezzo era stato diciamo delineato in un certo modo a livello, anche come scelte, poi si è cominciato con la difesa e praticamente sono stati provati tutti i centrali possibili, fino addirittura ad arrivare a Solini, che adesso è diventato, al di là degli errori di magari l'ultima partita, però ha fatto un ottimo campionato, era l'ultima scelta dei difensori che aveva l'Arezzo, è diventato titolare con Muscat, a volte insomma con altri protagonisti. Poi Sirri e Milesi, ritenuti tra i responsabili, no, di certi errori, sono stati ceduti e sono arrivati altri due difensori, Barison e Ferrario. Purtroppo Ferrario è stato poco disponibile. E quindi abbiamo visto una serie di difese, cioè nel senso versioni totalmente diverse, fino ad arrivare alla difesa 3, adesso siamo tornati, perché si era fatto male Luciano, adesso siamo tornati a 4. E così le formazioni iniziali. C'è una serie di esperimenti, di cambiamenti, anche a partita in corso, ma soprattutto tra una partita e l'altra, che mi spingono a dire questo, cioè forse Sottili ha la responsabilità di non aver, cioè con questi eccessivi, queste eccessive variazioni, e abbiamo visto anche sabato, ne abbiamo visto un altro esempio, non ha dato, perché si sa che le squadre che vincono, no, a un certo punto hanno una fase di rodaggio e poi la squadra è quella sostanzialmente, no? Qui invece abbiamo ancora a questa fase del campionato, continuiamo a vedere dei test, delle cose. Il punto è a questa fase del campionato, perché per il resto mi ci può stare tutto, allenatore nuovo, squadra praticamente
nuova, completamente, quasi completamente, no, direi proprio completamente nuova, mi ci sta che gli esperimenti, le prove, provare a vedere, del resto l'allenatore è quello che i giocatori ce l'ha sott'occhio, sotto mano, come preferisci, per tutta la settimana, quindi se non ci sono delle scelte obbligate, è giusto che lui faccia l'esperimento, ma a un certo punto lui la chiave della la quadratura del cerchio l'aveva trovata, perché l'Arezzo andava bene, l'Arezzo ha fatto, come dicevo prima, una striscia di, insomma, di pareggi, dove non solo vinceva ma giocava bene. Allora a quel punto perché non fermarsi, ripeto, sempre se adesso tenere a mente tutti i cambi forzati da quelli non forzati, cioè, bisognava fermarsi e andare avanti con quell'idea, perché adesso arriviamo ai playoff, forse lui dice anche a me sarebbe piaciuto vedere l'Arezzo lottare come sta lottando la Cremonese, avere la pazienza, perché la Cremonese, bisogna riconoscere la qualità di aver saputo aspettare il momento giusto e di essersi fatta trovare pronta. Diciamo che forse l'Arezzo, proprio per la novità che nel suo insieme rappresentava quest'anno, non aveva questo, però a un certo punto poteva benissimo, benissimo sistemarsi, perché il problema vero non è chi si incontra ai playoff, come in tutti i tornei, così poi a eliminazione eccetera, l'importante è come si arriva a quel momento, perché se noi troviamo una decima, che hai detto il proprio Piacenza, sì, che arriva in condizioni psicofisiche perfette per in quel momento della stagione e diventa un osso duro. E l'importante per l'Arezzo, a questo punto, dico io, farsi trovare lì nel migliore dei modi, con le idee molto, molto chiare su come e con chi giocare. Ecco, l'Arezzo, ora sentiamo Sottili come ci ha spiegato la sconfitta col Prato. Quando abbiamo visto, ma anche l'allenatore che abbiamo visto sabato, Monaco, come abbiamo visto Indiani, con molti meno mezzi a disposizione, però sono riusciti a imbrigliarti, a fare la partita anche tatticamente perfetta. Cioè ritengo che il calcio a volte è più semplice di quello che si vuole far passare. Sentiamo allora adesso Sottili dopo Arezzo Prato. Ci è mancato di ritrovare il gol, ma abbiamo anche tirato in porta meno rispetto alla prima frazione. Abbiamo trovato delle difficoltà ad arrivare soprattutto sull'esterno, sia con i terzini che nell'uno contro uno con gli esterni offensivi, nel riuscire a saltare l'uomo. Al massimo ci hanno concesso qualche fallo laterale o qualche calcio d'angolo, perché erano sempre capaci di rimpallare le conclusioni. Quando siamo arrivate per via centrali non siamo mai stati efficaci, come magari per le occasioni avute lo eravamo stati anche nella prima frazione. Però appunto nel primo tempo tante occasioni da gol, c'è rammarico appunto per quelle che avete sprecato. Sì, fra tiri dentro lo specchio della porta, che sono stati 9, in totale ne abbiamo fatti, sono stati 7, scusa, ne abbiamo fatti 16, 9 fuori dallo specchio della porta, ci sono state situazioni anche secondo me abbastanza semplici da poter concretizzare in rete. Se penso che il Prato ha fatto 3 tiri in porta, ha fatto 2 gol, ha fatto fare una bella parata a Borra, sono stati bravi, sono stati, come si usa sempre come aggettivo, sono stati cinici, però hanno messo in campo quello che deve mettere una squadra che si vuole salvare, hanno messo corsa, hanno messo temperamento, hanno messo voglia di lottare su ogni pallone, come ha fatto anche l'Arezzo, però l'Arezzo è stato portato sempre a dover fare la partita, è stato portato a dover fare la partita e non sempre siamo stati veloci nell'innescare soprattutto gli esterni. Poi quando riesci ad arrivare sull'esterno e magari non riesci sempre a vincere l'uno contro uno, oppure hai difficoltà nel mettere dei palloni giusti per gli attaccanti dentro l'area di rigore, diventa poi dopo tutto più complicato. Sì, manca anche, c'è anche una partita in meno da giocare, siamo comunque terzi. So che c'è rammarico anche da parte nostra, perché poteva essere un mezzo match point per il terzo posto. Non siamo stati bravi a sfruttarlo, ma che sia mancata fame, no, è che non puoi passare da una partita in cui grande fame, grande voglia di quella di giovedì scorso a distanza di una settimana, dire che... No, non sono d'accordo. Siamo stati meno brillanti
nella riconquista di qualche seconda palla. Siamo stati meno bravi nell'andare a riaggredire subito una volta che ci avevano conquistato palla, e quando siamo riusciti a farlo li abbiamo costretti anche spesso all'errore. Però per fare questo ci vuole anche un dispendio di energie importanti, e ora hai anche giocatori in campo che magari qualcuno ha giocato meno, ha bisogno anche di ritrovare la miglior condizione. È chiaro che è così, ma io me lo immaginavo, però se tu vuoi far ritrovare la condizione a Luciani hai bisogno di farlo giocare, e non puoi pensare o non ti puoi illudere che perché abbia fatto gol nella partita di Roma sia già l'Alessio Luciani di quando si è fatto male. Ci vuole un certo tempo, ci vuole un certo percorso. Lo stesso Masciangelo, che comunque ha fatto una buona partita, secondo me positiva, però è chiaro che quando hai la necessità di ridare minutaggio, ritrovare delle certezze tue, qualcosina puoi anche concedere. Mi dispiace, perché secondo me nonostante tutto si poteva fare qualcosa in più, e perdere in casa mi rompe le scatole. Rompe sicuramente anche ai tifosi. Si dice, Piero, che tra le teorie che ho sentito, l'Arezzo i grossi punti li ha persi, cioè in quelle giornate che ha sbagliato totalmente la partita, con squadre di bassi fondi, no? Nel senso che a Pontedera ha perso male 3-2, ha perso con l'Olbia che non è scesa neanche in campo 2-0, col Propiacenza, mentre quando ha giocato con squadre di livello, soprattutto in casa, la squadra ha fatto dei partitoni. Allora si dice, partendo da questo, che è una squadra più adatta ai playoff che ha un cammino lungo. Puoi essere d'accordo o è troppo ottimistica come visione? Ma secondo me i playoff, come è stato detto prima, sono una tombola. Poi portati avanti in questo modo, perché i playoff io lo potrei capire, facciamo i playoff ogni campionato, ogni girone fa i playoff per le proprie squadre e vanno di sopra, come succede in tutti gli sport e come succede sempre. Allora i playoff avrebbero secondo me una logica un po' più stringente. In questo modo veramente è un terno al lotto. Però poi che una squadra si può adattare ai playoff o meno, io secondo me queste sono così delle illazioni che io lascerei perdere, perché i playoff li giocheranno meglio coloro che in quel momento avranno una situazione fisica, psicofisica migliore, perché non c'è una squadra più adatta ai playoff secondo me o più adatta al campionato. Io credo che in campionato, quando si incontrano le squadre che sono più deboli, bisogna avere la forza di giocare la partita in modo superiore, da squadra superiore. Se la giochiamo alla pari è chiaro che, o se ci mettiamo lì a aspettare, è chiaro che qualche volta succedono queste cose. Ma io poi in tutto questo si possono fare mille ragionamenti e mille cose. Resta il fatto che in definitiva l'Arezzo ha fatto un buon campionato, su questo non ci sono dubbi, e quindi credo che dobbiamo essere soddisfatti. Ha fatto un campionato, secondo me poteva essere migliore. Dice Marino, anch'io avrei visto volentieri l'Arezzo al posto della Cremonese o al posto dell'Alessandria. Io credo che ci potrebbe essere stato. Paolo, tra i giocatori da recuperare, a parte quelli dal punto di vista atletico, ce n'è uno che è da recuperare, sembra dal punto di vista di convinzione, che è Alessandro Polidori, che ha fatto 10 gol, poi si è un po' bloccato, è stato tenuto secondo me troppo in panchina, perché un attaccante se non lo fai giocare si deprime, e anche sabato è stato fatto partire dalla panchina. Ora è vero che Moscardelli deve trovare il 17° gol, quindi però ora sarà, tanto si è presa l'ammonizione, quindi salterà la prossima sfida, e quindi per Polidori magari ci sarà questa possibilità. Beh, meglio che l'ha presa adesso, perché sì, esatto. Mi sembra che valgano poi dopo nei playoff, quindi non è che si azzera. Si azzerano dopo dai playoff in poi, se nella prima giornata sconti l'eventuale squalifica. Però non sarebbe meglio fare in modo che questo... cioè, mettere in condizioni il più possibile di far questo gol a Polidori per sbloccarlo, perché poi nei playoff ti può essere molto utile. È vero che per gli attaccanti i gol sono un po' come il pane quotidiano, e che un attaccante che non segna si innervosisce. Forse tu hai detto un'altra cosa, però ripeto, da fuori è difficile giudicare questo tipo di scelta.
Secondo me Polidori è uno di quei giocatori che per giocare ha bisogno di giocare. Esatto. Ecco, a prescindere, ci sono quei giocatori, dice, perché non... Lo stiamo vedendo nella Juve con Higuaín, che sembra sfruttato troppo, invece no, Allegri l'ha spiegato molto bene. Higuaín è un giocatore che deve giocare e quindi che non merita di tenerla a riposo. È così anche per Polidori? E questo bisogna chiederlo a Sottile. Sentiamo invece il difensore Muscat. Sì, è ancora aperto questo terzo posto. Abbiamo altre due partite davanti a noi, dobbiamo... lavorare per chiuderlo il prima possibile, non niente altro da dire che dobbiamo chiuderlo il prima possibile. E purtroppo sono stati episodi in questa partita che hanno cambiato tutto, soprattutto il primo gol non era cosa di mancanza di lucidità o qualcosa, era un tiro forte da parte da Tommy che è entrato e ha fatto un bel gol. Poi dopo che siamo riusciti a fare il primo gol con una buona giocata, non siamo riusciti a fare la stessa cosa, o meglio siamo riusciti ma poi non eravamo così efficaci a chiuderla. Secondo me loro sono venuti qua con un po' più di pressione, diciamo, ma con la sensazione in testa che sono l'underdog, che non c'era niente da perdere per loro, e quando sei così puoi fare tutto quello che vuoi in campo, e poi anche riesci a fare una giocata che nel giorno normale non rischi a farlo, e se vieni bene poi... Ma la problema nostra era che loro sono riusciti a trovare il gol e poi si sono bloccati dietro, si sono abbassati, erano belli compatti. Abbiamo fatto fatica a trovare il buco per fare i danni e per fare il gol. Sono molto contento, secondo me è stato un periodo un po' difficile per me dal nuovo anno, ma grazie anche al lavoro che faccio col prof, con l'assistente, con il mister, anche con la testa giusta durante quel periodo che non giocavo. Adesso sono, diciamo, più tranquillo, ma comunque ogni settimana può cambiare qualcosa e devo dare il mio massimo ogni giorno, e con quella consapevolezza andiamo avanti, e partita dopo partita cerco di crescere. Allora, era Muscat. Le ultime domande, abbiamo visto già che c'è stato il rinnovo del contratto di Moscardelli, che è stato un segnale per la piazza importante. Ovviamente poi i giornalisti, e gliel'abbiamo chiesto, c'era Gemmi qui 2 settimane fa, gli abbiamo rifatto la domanda su Sottili, no? Se sarà lui l'allenatore, a prescindere di come andranno i playoff, se sarà lui l'allenatore anche del futuro, e ci ha risposto che lui sul contratto ha, che in caso di promozione c'è, cioè il rinnovo automatico, per il resto... La classica risposta, no? Vediamo, facciamo i playoff, no? E poi ecco, che è la classica risposta che di solito, secondo i nostri precedenti, che ormai insomma sono tanti anni che parliamo di queste cose, è una risposta che spesso porta alla non conferma. Poi vediamo ovviamente se è una frase di circostanza o se effettivamente poi saranno valutazioni. Di certo dovranno, se da quello che si è capito, insomma, ancora ne dovranno parlare in base anche a come andranno i playoff. Tu lo sceglieresti come allenatore del futuro? Bella domanda. Per alcuni versi sì, per altri no. Sicuramente vorrei più decisione, appunto, nelle scelte, meno titubanza nelle scelte. Poi il valore dei... Ora io ricordo solo una cosa, profitto. Per Arezzo sono passati tanti allenatori che poi hanno fatto carriera, l'ultimo, e mi fa piacere ricordarlo adesso, prima giocatore, poi allenatore, anche lui mandato via, non si sa perché, poi dopo si è visto, Leonardo Semplici. Che non ci dovessimo pentire poi, esatto, di mandare via Sottili allo stesso modo. E venne esonerato 2 volte, la seconda volta addirittura tra la gara di andata e di ritorno dei playoff, cioè l'Arezzo fece nell'ultimo anno di Mancini l'andata dei playoff con Semplici, il ritorno con Galderisi, no? Questo per ricordare, ecco, quindi
come Sarri che venne esonerato, Conte, idem, insomma, porta, evidentemente porta bene. Porta bene essere stati esonerati. Grazie, ecco, sì. Anche Pasquale Marino sì. Fu mandato via e poi richiamato. Sì, sì, sì. Tu come la vedi invece? Ma io non lo so, sono d'accordo che così. In questo momento mi sembra che la conferma, non so se merita la conferma o meno. Io so soltanto una cosa, che quest'anno l'Arezzo ha fatto un bel campionato e che è servito oltretutto a riportare un bel numero di tifosi allo stadio, perché guardavo le statistiche nei giorni scorsi, ho visto che l'Arezzo nella Serie C, nel suo girone, è una delle squadre che ha più tifosi allo stadio. Non ci possiamo confrontare con le squadre del sud perché mi sembra siano tre volte superiori. Però ha riportato, quindi la società credo che di questa cosa ne debba tenere enormemente conto, perché i tifosi allo stadio sono un patrimonio in tutti i sensi, sia nel momento della partita ma soprattutto anche da un punto di vista generale economico. Quindi la società su queste scelte e sulla riconferma o meno dell'allenatore piuttosto che dei giocatori, secondo me la riconferma di Moscardelli è stata una cosa importante anche per la piazza, perché Moscardelli è stato un giocatore che in questo momento viene apprezzato da tutti, ma credo che anche altri giocatori siano apprezzati. Io credo che la piazza voglia vedere una squadra che l'anno prossimo lotti per la Serie B. Per il primo posto. Perché sull'onda anche di quello che è stato fatto quest'anno. Quindi la società credo che debba fare le sue scelte in modo oculato e quindi non illudere, ma non disilludere il pubblico e soprattutto i tifosi. Comunque tenendo sempre presente, Fabio, che quando cambi allenatore così butti via un anno di lavoro. Ecco, quindi perciò ha ragione lui. Bisogna vedere, è importante che cosa si vuol fare. Ricordiamo Luis Enrique, la Roma, quanti... Ha buttato via 2 anni di lavoro con lui, che è andato a Barcellona e ha fatto benissimo. Volevo dire, Fabio, che la mancanza di programmazione degli anni scorsi e degli ultimi anni, noi l'abbiamo sempre considerata. Quando dicevamo l'Arezzo, vogliamo capire dove vuole arrivare. Ora, sembra che un minimo di programmazione ci sia. D'altra parte, l'amministrazione credo sia venuta incontro all'Arezzo facendo alcune scelte importanti, la prima quella dello stadio, che può essere condivisibile o meno, comunque una scelta che va in favore della società, assolutamente importante per la società, i campi di allenamento che sono stati aggregati allo stadio. Quindi io credo che la città abbia dato a questa società tutto l'appoggio possibile in questo momento e credo che la città meriti da parte della società una risposta positiva. Bene, io ringrazio molto Piero Ferruzzi, grazie a Paolo Marino, buonasera. Ci rivediamo lunedì prossimo, buonasera.